Benvenuti, centinaia di eventi in tutta Italia per 17 giorni, online, in presenza e anche nel resto del mondo. Ve li racconteremo attraverso questo spazio quotidiano. L'aumento della popolazione, un maggior apporto calorico nelle diete e la crescente urbanizzazione ci obbligano a ripensare su scala globale tutte le fasi del sistema alimentare, dal campo alla tavola. Ecco perché le città si vanno via via affermando come laboratori per una migliore gestione delle risorse e un accesso più equo al cibo sano, anche alla luce della pandemia. Il dibattito dal macro di Roma. E abbiamo voluto inserire in questi aiuti un tema legato all'acquisto di prodotti alimentari a rischio spreco alimentare. Tutte le produzioni coinvolte registravano un'eccedenza legata allo scoppio della pandemia e alla chiusura dei ristoranti. Abbiamo quindi salvato cibi eccellenti dallo spreco e li abbiamo destinati al recupero con distribuzione gratuita a chi ne aveva bisogno. È un modello che porteremo in Europa come buona pratica. In futuro questi problemi rischiano di diventare sempre più impellenti per le amministrazioni. Oggi le città ricoprono solo il 3% della superficie terrestre, ma consumano circa l'80% delle risorse alimentari, fino al 37% delle emissioni di gas serra sono legate al modo in cui il sistema alimentare funziona. Proprio ieri l'executive director dell'UNEP ha evidenziato quanto l'azione di riduzione delle perdite degli sprechi sia la prima azione sul clima che ognuno di noi può esercitare. Definire la strategia per lo sviluppo sostenibile a livello nazionale e regionale e affinare gli strumenti per monitorare l'efficacia delle azioni messe in campo. Per questo l'Istat produce ogni anno due aggiornamenti del sistema di indicatori sui 17 obiettivi in Italia. Innovazioni e criticità nell'incontro promosso con l'Istituto Nazionale di Statistica. L'aspetto rivoluzionario degli SDGs e delle analisi che hanno condotto gli SDGs è quello di spingere a vedere in maniera integrata i domini ambientali, sociali, economici e istituzionali. Leaving no one behind diventa qualcosa di concreto, significa cercare di analizzare e rendere evidenti le disuguaglianze a livello territoriale, a livello di genere, e quindi l'impegno dell'Istat è certamente quello di comunicare il più possibile le interrelazioni. Reinserimento degli ex guerriglieri nel tessuto sociale e programmi di sminamento. Ecco alcune delle iniziative di Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero degli Esteri e Ambasciata d'Italia in Colombia. Dopo la firma degli accordi di pace con le FARC nel novembre del 2016, la Colombia ha iniziato un percorso di ricostruzione e riconciliazione dopo un conflitto interno durato più di 50 anni. Varias iniciativas, pero quisiera sobre todo referirme al proyecto Mapiripán, una zona caracterizada por la violencia, por haber dejado muchísimas víctimas, y por lo tanto el proyecto busca justamente reconstruir ese tejido social, pero siempre con un enfoque de buen manejo de los recursos naturales, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la participación de la mujer, la equidad de género. Una respuesta profunda, rápida y ambiciosa para generar la transformación social económica necesaria para alcanzar la ODS para el año 2030. Sui nostri canali è ora possibile rivedere l'intervista pure del Salone Internazionale del Libro di Torino sul Gol 4, istruzione di qualità, condotta da Paola Caridi con Franco Lorenzoni. C'è una discussione in presenza, cioè il fatto che, essendo l'obbligo fino a 16 anni, ci sono molti iscritti alle scuole superiori, soprattutto i tecnici, che formalmente sono iscritti, magari in 25 in una classe, poi in realtà i veri frequentanti sono 14-15. Per Voci sul Futuro, a cura dell'ANSA, in studio insieme al portavoce dell'ASVIS Enrico Giovannini, la direttrice del CERN di Ginevra, Fabiola Gianotti, si parlerà del futuro della ricerca. La ricerca scientifica non è soltanto conoscenza, è anche un sistema di valori. Un sistema di valori perché la scienza in generale è inclusiva, la scienza in generale porta alla collaborazione multilaterale, si usa molto adesso la parola multilateralismo, quindi la scienza è uno strumento privilegiato
per unire i popoli. E sappiamo che oggi le sfide che l'umanità affronta sono sfide globali. Ecco alcuni dei prossimi appuntamenti. Alle 10 dal Macro di Roma, casa del Festival, l'ASVIS propone una riflessione sui piani di rilancio basati sull'azione territoriale. Alle 15, nella stessa cornice, l'ASVIS incontra le città metropolitane, insieme faranno il punto sull'attuazione dell'agenda a livello locale. Dall'Università di Padova, un racconto sul passato e il futuro dello storico gruppo di montagne sconvolte dal cambiamento climatico. Alle 17.30, un incontro sulla relazione tra il verde in città e la risposta alla crisi climatica. Sui canali dell'ASVIS, alle 18, per la serie di incontri del Salone Internazionale del Libro di Torino, Luca Sorbera intervisterà la scrittrice Evelina Sant'Angelo. Filo conduttore sarà il Goal 1, sconfiggere la povertà.